Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo video in cui vi mostrerò come ottenere delle nuove armi per Agile in modo del tutto gratuito. Infatti ragazzoli, su Far Cry 4, un po' come Assassin's Creed Unity, è possibile andando in pausa utilizzare Uplay. Quindi ragazzi, avviamolo. Vediamo quindi le azioni da svolgere. Sono queste qui, ad esempio Zana Bianca, ovvero dobbiamo dominare la forza brutta dell'elefante e scatenarla su 30 nemici. Una volta completata questa cosa, possiamo appunto ottenere 20 punti Uplay. Andiamo quindi nelle ricompense e ci troviamo qui un bel po' di robe. In primo luogo potremo addirittura ottenere la colonna sonora del gioco, non so se completa o solo alcuni brani, però comunque è già qualcosa. Poi impari in fretta, questo credo che ci permetterà di ottenere un bel po' di punti esperienza. Poi da quest'altro lato ci sono degli sfondi di Far Cry 4 per il nostro PC. E poi pachidermi dipinti, in pratica tutti gli elefanti potranno avere delle colorazioni particolari. Vediamo poi anche le altre ricompense, perché tra queste dovrebbero esserci cose anche più fighe, come ad esempio delle nuove armi, ed eccole qui. In primo luogo c'è la JM9, una pistola modificata per sparare a raffica, avvistata anche in mano a un poliziotto di Detroit. E poi da quest'altro lato c'è il bundle PvP, che ci permetterà di ottenere delle armi esclusive. Io scelgo questa qua, che sembra essere piuttosto figa, quindi conferma, in modo tale da vederle insieme. Mi sono diretto in un rifugio per vedere le armi, perché è appunto l'unico modo per farlo. Vabbè, qua mi dice che ne ho davvero tante disponibili, e tra quelle che ho subito tolto per fare in fretta, c'è anche questa qui di Uplay, ed eccola qui, AJM9. Quindi la selezioniamo, la mettiamo in alto e vediamo com'è. Eccola qui, sembra essere piuttosto figa. Possiamo mettere anche un silenziatore e poi dall'altro lato possiamo mettere anche dei caricatori estesi, oltre chiaramente ad altre mimetiche piuttosto fighe. Io direi di mettere un bel silenziatore, ci sono, e poi andiamola a provare all'esterno. Ed eccoci qui, e questa ragazzi è la nostra arma. A me sembra davvero fortissima, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Quindi ragazzi, questo video si conclude qui, spero che vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale. Inoltre vi ricordo che sto realizzando anche un vero e proprio walkthrough della storia e tanti video di cazzeggio. Vi basta infatti cliccare sulle miniature che vedete a schermo per guardare i relativi video. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!